parte la nuova stagione del Pescara in Serie A. Presidente Sebastiani, con la presentazione della campagna abbonamenti avete voluto agevolare i vecchi abbonati, i fedelissimi tifosi del Pescara che hanno sempre seguito la squadra, ma ci sarà spazio per tutti e l'augurio è quello di vendere, di fare tanti abbonamenti per colorare l'Adriatico di biancazzurro in Serie A. Sì, sì, l'augurio è quello, come dicevi giustamente tu, più che premiare siamo riconoscenti a tutti quelli che ci stanno vicino da sempre e quindi era giusto premiarli, però non è che gli altri li abbiamo mandati fuori, quindi anzi i prezzi sono assolutamente competitivi perché vogliamo che lo stadio sia pieno sempre e non solo nelle partite di cartello, ma perché questi ragazzi per salvarsi avranno bisogno di veramente di tutto il calore del pubblico pescarese. Caprari è quasi a questo punto un giocatore dell'Inter? No, non è quasi. Abbiamo fatto questo scambio perché, come avevo detto all'inizio, cercheremo di fare una campagna intelligente. Abbiamo bisogno di un giocatore in quel ruolo, c'è Biraghi che è un giocatore giovane che già con circa 100 partite alle spalle. E abbiamo fatto uno scambio con l'Inter, tenendoci insieme una partecipazione sulla futura vendita di entrambi, quindi abbiamo fatto un'operazione intelligente. Quanto riguarda la difesa, il discorso di Ageti? È un giocatore con il quale abbiamo parlato, io ho dato un tempo perché non faccio la ruota di scorta di nessuno, se il giocatore entro domenica ci darà una risposta sarà un giocatore del Pescara, altrimenti guarderemo altrove. Osvaldo è un giocatore talmente forte che probabilmente se deciderà di andare a giocare altrove avrà 100 posti dove andare. Qualcuno l'ha tirata fuori, non credo che sia un'ipotesi percorribile. Trotta Monachello? Sono due attaccanti. Una bella coppia. Sicuramente sono due giovani di grandi prospettive e fanno parte di quell'elenco di profili che stiamo guardando.